Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. I carabinieri hanno individuato l'ennesima baby gang responsabile di aver aggredito e derubato alcuni coetanei, due ragazzini e una ragazzina che frequentano una scuola media in zona Savena. La loro colpa era di aver dato vita ad una chat proprio contro il bullismo. Nei guai sono finiti in quattro, età fra i 12 e i 13 anni. Prefettura e Interporto hanno firmato questa mattina un protocollo per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata all'interno dell'infrastruttura. Tra gli obiettivi prioritari dell'Interporto anche il welfare, con l'inaugurazione di un centro sportivo e a fine anno di una palestra. Solo di indotto il Marconi di Bologna dà lavoro a oltre 20.000 persone. Il problema del rumore degli aerei va affrontato in modo razionale, senza approcci ideologici. È netto il giudizio del segretario della CGIL Lunghi su Coalizione Civica, che ieri ha portato a Palazzo d'Accursio la protesta di chi vorrebbe una riduzione dei voli su Bologna. Una giornata in riviera tra il mare e la spiaggia di Cervia per 110 profughi ucraini accolti a San Lazzaro di Savena e a Castenaso. L'iniziativa è stata organizzata dai sindaci dei due comuni, tra i primi ad accogliere chi fuggiva dalla guerra. Ora allo studio ci sono i progetti per coloro che decideranno di rimanere in Italia. Ultimissimo atto del massimo campionato di basket, da domani al via la finale per lo scudetto, la Virtus sfida Milano. Domani alle 21 alla Segafredo Arena di Bologna si gioca gara 1 tra le finaliste dello scorso anno. Il coach delle Vunere Scariolo: vogliamo entrare nella leggenda della società. Cambia gli orizzonti della tua salute. A Bologna, Clinica Privata Villalba, ospedale polispecialistico di GVM Care and Research. Tecnologie diagnostiche di ultima generazione, approcci multidisciplinari, percorsi di prevenzione, diagnosi e cura personalizzati secondo le tue esigenze. Una innovativa dental unit per la salute orale di adulti e bambini. La clinica è convenzionata con fondi sanitari integrativi, assicurazioni sanitarie e casse mutue. Clinica Privata Villalba, la tua scelta di salute. Buonasera telespettatori e ben ritrovati con la seconda edizione del nostro telegiornale. In primo piano ancora una volta il fenomeno della criminalità minorile. I carabinieri hanno individuato l'ennesima baby gang responsabile di aver aggredito e derubato alcuni coetanei, due ragazzini ed una ragazzina che frequentano una scuola media in zona Savena. La colpa delle vittime era soltanto quella di aver dato vita ad una chat per difendersi dai bulli. Facciamo il punto in questo servizio di Federico Balletti. Alcuni ragazzini che frequentano una scuola media in zona Savena a Bologna avevano creato una chat di gruppo dove compagni e coetanei potevano segnalare violenze e angherie subite da un gruppo di bulli. Una iniziativa che in poche settimane aveva raccolto tante adesioni, ma che non è piaciuta agli stessi bulletti. Questi ultimi infatti hanno ulteriormente inasprito le loro prepotenze per indurre le vittime ad abbandonare quella chat. Ragazzini e ragazzine presi di mira a quel punto si sono rivolti agli insegnanti, i quali a loro volta hanno avvisato i carabinieri della stazione San Ruffillo, che in breve sono risaliti alla banda, l'ennesima baby gang composta fra l'altro da alcuni volti già conosciuti agli stessi investigatori. Nei guai sono finiti in quattro, un italiano e tre di origine straniera, tutti fra i 12 e i 13 anni, un'età che li rende non imputabili, ma gli accertamenti dei carabinieri hanno comunque portato a segnalarli alla procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna per i reati ipotizzati di molestie, tentata rapina, furto con strappo. I carabinieri hanno infatti raccolto varie testimonianze e ricostruito che il gruppetto si era reso responsabile di almeno due episodi, proprio ai danni dei compagni, due ragazzini e una ragazzina, che avevano dato vita alla chat di gruppo per raccogliere le segnalazioni. Uno era stato picchiato dopo essersi rifiutato di consegnare il telefonino. Alla ragazza erano stati strappati di mano il telefonino stesso e una banconota da 20 euro. Due dei quattro bulletti identificati dai carabinieri erano già finiti nei guai anche a gennaio. Facevano parte, infatti, della cosiddetta baby gang del Savena, che fece parlare di sé lo scorso inverno per essersi resa responsabile di una serie di molestie,
ad anziani e bambini, danneggiamenti ad autovetture e imbrattamento di muri. Nei prossimi giorni, tutti e quattro gli adolescenti saranno sentiti alla presenza dei loro genitori. Anche nei confronti di questi ultimi potrebbero essere presi provvedimenti. E proprio il preoccupante aumento della criminalità minorile è stato segnalato anche dai vertici dell'Arma alla cerimonia ieri pomeriggio per la tradizionale festa dei carabinieri che si è tenuta quest'anno ai Giardini Margherita. I dati degli ultimi 12 mesi parlano di un aumento del 55%, pensate, di minori denunciati. Di questo fenomeno oggi ha parlato anche il prefetto di Bologna, Visconti, annunciando l'intenzione di andare personalmente nelle scuole per rivolgersi direttamente ai giovanissimi. Il generale Angrisani ne ha fatto un passaggio nel suo discorso ieri, sottolineando come l'andamento dei reati è molto soddisfacente dal punto di vista del contrasto e della prevenzione, però ha sottolineato proprio come una tipologia di reati che invece è crescente è quello commesso dai minori, e questo lo ha legato dal punto di vista simbolico ma anche di fatto al lungo lockdown e alle ristrettezze che i giovani hanno dovuto subire, che adesso vanno sfogando con atteggiamenti naturalmente di illegalità. Noi dobbiamo naturalmente attuare un'attenta opera di prevenzione, portando il tema con periodicità all'interno del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica, monitorando e naturalmente vigilando quelle le aree della nostra città e più in generale dell'area metropolitana dove questi fenomeni magari si segnalano per continuità o per efferatezza. Lì prevedere ovviamente dei controlli rinforzati da parte di carabinieri, polizia e anche della stessa Guardia di Finanza. Quindi questo è il primo compito del Comitato. Dall'altro, con l'aiuto dei sindaci e dell'area metropolitana, dobbiamo incrementare anche con un'azione, adesso si aprirà un nuovo anno scolastico, quindi è un'opportunità che si va aprendo tra pochi mesi, il discorso culturale. Magari lo stesso prefetto può intervenire in prima persona per poter all'interno delle scuole parlare ai giovani, insomma, e cercare di ampliare lo spettro culturale su questo tema che è così delicato e così importante. Continuiamo con la cronaca. Diverse scritte Novax con vernice rossa sono state tracciate la scorsa notte sulle pareti e sulle vetrate all'ingresso della sede dell'Ordine Provinciale dei Medici di Bologna in via Zaccherini Alvisi. È da assassini l'omertà sui danni da vaccini o i Vax uccidono, sono alcune delle frasi ora al centro di accertamenti da parte della Questura e della Digos, che in mattinata ha svolto un sopralluogo. A quanto si apprende, in quell'area non ci sarebbero telecamere che possano aver ripreso gli autori in azione. Nelle scritte è anche citato un medico di famiglia bolognese, Fabio Milani, sospeso perché non vaccinato contro il Covid. A sostegno dello stesso medico si è svolto un presidio Novax oggi pomeriggio proprio davanti alla sede dell'Ordine dei Medici di Bologna. Un italiano di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo che ha aggredito verbalmente e fisicamente un medico di guardia e quattro infermieri in servizio al pronto soccorso dell'ospedale di Imola. Il paziente era stato accompagnato ieri sera nella struttura perché trovato in stato di alterazione in strada a Castel San Pietro. In ospedale ha dato in escandescenze, procurando ad uno dei sanitari lesioni guaribili in 10 giorni di prognosi. Il 45enne, già con precedenti, è accusato di interruzione di pubblico servizio e lesioni personali aggravate. Ed ora diamo un'occhiata al tempo annunciato dalla previsione e anche da un'allerta meteo gialla. Oggi pomeriggio il maltempo è arrivato anche nel bolognese con un violento temporale che per fortuna non ha creato gravi danni. In città tutto si è risolto nel giro di un'ora senza segnalazioni particolari di disagi. Un po' più difficile la situazione in alcune zone della provincia, in particolare verso il modenese, dove c'è stata anche una grandinata, e sull'Appennino. A Sasso Marconi ci sono stati alcuni allagamenti e la strada delle Ganzole verso Rastignana è stata temporaneamente interrotta da un piccolo smottamento di fango e vegetazione finiti sulla carreggiata. Qualche disagio si è creato anche sulla tangenziale di Bologna, direzione Casalecchio, per un piccolo incidente avvenuto durante il temporale e che, complici il traffico e la pioggia, ha poi provocato code e rallentamenti.
Cambiamo argomento. Prefettura ed Interporto di Bologna questa mattina hanno firmato un accordo, un protocollo per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata proprio all'interno della struttura. Si è parlato anche di welfare, che è tra le priorità dell'Interporto. Facciamo il punto in questo servizio di Alessia Salvatori. Iniziative finalizzate al rispetto della legalità all'interno dell'Interporto di Bologna, adottando comportamenti volti alla trasparenza, in particolare nel settore degli appalti, monitorando costantemente la situazione per contrastare le infiltrazioni mafiose e dando un ruolo di primaria importanza all'Ispettorato del Lavoro. Sono questi gli obiettivi del protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata tra Prefettura e Interporto di Bologna, firmato oggi. La criminalità organizzata è attratta dalla ricchezza e conseguentemente bisogna tenere alta la guardia. Per tenere alta la guardia, un protocollo come quello che andiamo a firmare oggi è determinante, perché chiaramente ci consente di fare degli accertamenti con la normativa antimafia, di disporre delle verifiche a tutto tondo, di creare delle relazioni più strette con le banche dati. Noi possiamo accedere, quindi abbiamo la possibilità di verificare attentamente lo status quo e poi naturalmente prevedere contatti diretti con l'Ispettorato del Lavoro per tutte quelle che sono le azioni immediate all'interno proprio delle attività di contratto e anche delle attività proprio operative. Questo protocollo dà seguito a uno siglato nel 2017 che già portò risultati importanti e verrà seguito da un protocollo di sito per la realizzazione delle azioni prevista dalla Carta Metropolitana per la Logistica Etica, un documento che vede aderire anche diverse aziende che operano all'interno dell'Interporto. Cambia molto, perché un protocollo di questo genere potrebbe creare un raccordo molto forte fra imprese e Interporto, che gestisce il tutto, e soprattutto gli organi deputati, che sono appunto la USL, l'Ispettorato del Lavoro, cercando anche di dare alla cittadella Interporto un'azione di coesione sociale con l'esterno. Anche il welfare è tra gli obiettivi delle attività dell'Interporto. Venerdì 10 giugno ci sarà infatti l'inaugurazione di un centro sportivo all'interno dell'infrastruttura, a fine anno di una palestra, e con i primi mesi del 2023 verrà aperto un centro medico. Inoltre è già attivo dal 2021 un servizio di delivery e sono in cantiere i progetti per una comunità energetica e un asilo nido. E parliamo di un'altra grande struttura nella nostra zona, solo di indotto il Marconi, dà lavoro a oltre 20.000 persone. Il problema del rumore degli aerei va affrontato in modo razionale, senza approcci ideologici. Lo ricordiamo, un problema che di tanto in tanto riemerge, sempre legato al Marconi di Bologna. È netto il giudizio del segretario della CGIL Lunghi su Coalizione Civica, che ieri ha portato a Palazzo d'Accursio la protesta di chi vorrebbe una più o meno drastica riduzione di voli proprio sui cieli di Bologna. Gabriele Sciarra. Frizioni a sinistra sull'inquinamento acustico prodotto dall'aeroporto Marconi di Bologna. Ieri Coalizione Civica, accusando la gestione dello scalo cittadino, aveva sollevato il problema del rumore prodotto dal gran numero di voli giornalieri che decollano e atterrano sulle piste del Marconi. C'è un'ostinata corsa ai record al superare per traffico quello del 2019, che fu un'estate infernale per le 40.000 persone che subiscono l'impatto dell'aeroporto, aveva argomentato Coalizione Civica. Ma mentre Claudio Mazzanti per i Dem si era limitato a rispondere che l'amministrazione resta aperta al confronto con i comitati antirumore, una dura presa di posizione arriva oggi dal segretario della CGIL di Bologna, Maurizio Lunghi, che rivolgendosi direttamente a Coalizione Civica attraverso la pagina social del sindacato scrive: quello dell'inquinamento acustico dell'aeroporto non è un tema nuovo, ma va affrontato con raziocinio. Le uscite estemporanee, anche a nome di cittadini giustamente disturbati dal rumore degli aerei, prosegue Lunghi, dovrebbero fare i conti con le istanze degli oltre 20.000 addetti che oggi operano complessivamente nell'indotto aeroportuale. Solo così si trovano le giuste soluzioni. Infine, la domanda che Lunghi pone direttamente a Coalizione Civica: come mai sul passante sono bastate alcune variazioni al progetto originale e qualche albero per sostenere che l'operazione è di sinistra e sull'aeroporto invece no? Cosa serve perché sia di sinistra?
E restiamo al Marconi perché domani si potrebbero verificare disagi per i passeggeri in partenza o in arrivo all'aeroporto per uno sciopero aereo di 8 ore. Oltre allo stop ai voli per diverse compagnie, incroceranno le braccia dalle 10 alle 18 anche i controllori di volo del centro di controllo d'area di Milano. ENAV in una nota ha comunicato che vi saranno comunque delle fasce orarie di tutela dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, durante le quali i voli saranno garantiti. Ed ora diamo uno sguardo all'attuale bollettino Covid, all'odierno bollettino Covid. In Emilia-Romagna si sono registrati 1.274 casi in più rispetto a ieri, su un totale di 15.140 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 8.600 molecolari e 6.540 test antigenici rapidi. Complessivamente la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è dell'8,4%. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 391 nuovi casi, a cui si aggiunge il circondario imolese con 46 contagi. I pazienti emiliano-romagnoli curati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 30, stabili rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 676 a livello regionale. Il bollettino di oggi infine registra 5 decessi in Emilia-Romagna, di cui uno in provincia di Bologna. Cambiamo argomento. Da San Lazzaro di Savena questa mattina 110 donne, bambini e giovani ucraini fuggiti dalla guerra e ospitati nelle strutture di accoglienza che si trovano appunto tra San Lazzaro e il vicino Castenaso sono partiti per una giornata sulla riviera romagnola destinazione Cervia, e per alcuni bambini è stato il primo incontro con il mare. Andiamo a vedere il servizio di Sara Ferrari. Una giornata a Cervia, sulla riviera romagnola, un momento di gioia e di festa per conoscersi e stare insieme. Per alcuni piccoli è il primo incontro con il mare dopo aver lasciato l'Ucraina, ferita profondamente dalla guerra. 110 profughi ucraini questa mattina sono partiti da San Lazzaro di Savena a bordo di 3 autobus messi a disposizione dalla Croce Rossa di Bologna, un progetto a cui hanno lavorato insieme i comuni di San Lazzaro di Savena e Castenaso. Andiamo avanti col sostegno e con l'accoglienza per cercare di fargli vivere delle giornate normali, serene, e quindi questa mattinata al mare per loro sarà qualcosa di speciale. Molti bambini non hanno mai visto il mare, non hanno mai potuto giocare con la sabbia, quindi gli regaliamo questo momento, questa parentesi di felicità, di gioia, di sole. Noi abbiamo cercato di fare una piccola semina di ricordi positivi, perché per i bambini sono fondamentali, riverbereranno dentro di loro. Auspichiamo che diventino delle piccole gemme di luce in un ricordo di un'infanzia comunque difficile. Le due amministrazioni comunali sono state tra le prime ad avere dato accoglienza a chi era in fuga dalla guerra. Tanti i progetti per sostenere tutte le persone, dai grandi ai piccoli. Ora partono anche i centri estivi. Si inizieranno i centri estivi, quindi inseriremo i bambini anche all'interno dei centri estivi, organizzati sia dal Comune che dalle associazioni sportive del territorio, e diamo grande risposta di solidarietà e di coesione. Attivati i percorsi di inserimento scolastico, lavorativo, e ora si stanno valutando anche le soluzioni per la vita dopo la prima accoglienza. Come strutturare una uscita dal CAS per chi deciderà di rimanere o per chi qua riuscirà a impostare la sua vita o desidererà farlo. Al netto di chi ritorna a casa ci sarà sicuramente qualcuno che qua rimarrà, e dobbiamo mettere nelle condizioni di poter lavorare e piano piano anche di pagarsi un affitto, in modo tale che ci sia dignità e ci sia un percorso di uscita dallo stato di bisogno e di necessità. Il prossimo anno scolastico 2022-2023 in Emilia-Romagna gli studenti torneranno in aula il 15 settembre. L'ultimo giorno di scuola sarà mercoledì 7 giugno 2023. A comunicare le date del calendario alla Regione in una nota, chiarendo che valgono per le classi del primo ciclo di istruzione, ovvero elementari e medie, e del secondo ciclo del sistema di istruzione superiori e formazione. Le scuole dell'infanzia, come sempre, hanno facoltà di anticipare la data di avvio e posticipare la chiusura delle attività didattiche. Per quanto riguarda proprio gli asili, il Comune di Bologna ha comunicato che i piccoli
Riprenderanno le attività didattiche lunedì 5 settembre e termineranno venerdì 30 giugno 2023. Nei nidi d'infanzia e negli altri servizi educativi inizieranno giovedì 8 settembre e termineranno venerdì 30 giugno del 2023. Ed ora apriamo una finestra sul cinema, perché Bologna si candida a diventare il terzo polo dopo Roma e Milano proprio nel settore del cinema e degli audiovisivi. Infatti per i prossimi anni sono previsti degli investimenti sostanziosi. Andiamo a vedere in questo servizio. Il terzo film su Diabolik dei Manetti Bros, La conversione di Marco Bellocchio, il nuovo film di Alessandro Siani, Tramite amicizia, fino al documentario di Alessandro Rossi, Michele Mellara e Gianfranco Cabiddo sul festival Time in Jazz. Sono solo alcuni dei titoli dei 21 progetti cinematografici e audiovisivi selezionati e finanziati nel 2022 dalla Regione Emilia-Romagna, in scia a due bandi di sostegno dedicati ad imprese regionali, nazionali e internazionali. Per quanto riguarda il bando riservato alle imprese regionali, saranno sostenuti 9 progetti con 416.000 euro complessivi, 4 documentari, un'opera cinematografica, un'opera televisiva e 3 cortometraggi. Quest'anno abbiamo la novità che premiamo il film di maggiore impatto e avremo quindi La conversione di Marco Bellocchio, che sarà il film di punta fra quelli finanziati. Abbiamo chiuso il 2021 con 3 milioni di investimento nostro sul cinema, che ha prodotto 12 milioni di fatturato nella regione e 90 milioni di valore prodotto. Quest'anno abbiamo già investito 1,5 milioni che raddoppierà e quindi sta diventando normale per il cinema non solo regionale ma per il cinema nazionale sapere che l'Emilia è un ambiente accogliente. Cinema importante che si sviluppa da noi e un lavoro che continua. Metà del budget è destinato a produzioni regionali e dunque la regione esce importante sia come casa di produzione che come autori e naturalmente come ambiente del cinema, perché fra i requisiti che chiediamo è che queste produzioni vengano fatte nella nostra regione. Nell'ambito del bando di sostegno alla produzione cinematografica di case di produzione nazionali e internazionali, invece saranno finanziati ben 12 progetti con quasi 1 milione di euro di budget. Roma resta capitale del cinema come Milano è capitale della televisione, però noi siamo una regione sfidante, non ci accontentiamo, non vogliamo essere periferia, soprattutto nel campo dell'audiovisivo, che è il campo strategico. Vogliamo essere il terzo polo italiano come regione e stiamo guadagnando terreno un po' alla volta. Naturalmente è una sfida difficile, perché vediamo poi che anche il governo ha premiato Cinecittà con forti investimenti e noi dobbiamo quasi sempre puntare su noi stessi, però abbiamo le energie per farlo. In tema, perché appunto ieri al Cinema Nuovo di Vergato è andato in scena uno spettacolo frutto del laboratorio teatrale degli studenti dell'Istituto Fantini. Sentiamo dunque il regista Alessandro Migliucci, la vicepreside dell'Istituto Sara Ragno e il sindaco di Vergato Giuseppe Argentieri, che ci parlano appunto di questo progetto. Alessandro Migliucci, questa sera al Cinema Nuovo di Vergato va in scena Utopolis. Di cosa si tratta? Si tratta di uno spettacolo che racconta di un gruppo di ragazzi che cerca di prendere il potere e sovvertire la società. È uno spettacolo nato da un laboratorio scolastico con diverse influenze che vanno da V per Vendetta fino a 1984 di Orwell, passando anche per le musiche dei Tre Allegri Ragazzi Morti, che ci ricordano che ogni adolescenza coincide con la guerra, e credo proprio che sia questo il sunto dello spettacolo. Il laboratorio teatrale Alfantini ha sempre costituito un elemento caratterizzante della nostra scuola ed è un progetto nel quale noi abbiamo sempre molto creduto, perché completa l'offerta formativa della nostra scuola, che ubicato in una zona disagiata dal punto di vista territoriale, ha cercato sempre di creare delle opportunità formative extracurricolari per i ragazzi. E chiaramente il teatro è una di queste, è un progetto del quale andiamo molto fieri, perché rappresenta comunque uno spazio importantissimo di crescita, di capacità di socializzare con gli altri, uno spazio nel quale si matura la riflessione e il pensiero critico. Finalmente si torna a vivere di comunità, la scuola, le sue iniziative,
formative e in questo caso delle scuole superiori a cui noi siamo molto affezionati, anche se non sono di diretta gestione del comune, ma per la nostra comunità Alfantini è una delle pietre, delle colonne potrei dire, su cui si appoggia il nostro comune. Talmente sentito il laboratorio teatrale che gli è stato anche concessa la sala consigliare, non è usuale questo? Sì, c'è stata un'emergenza di spazi per poter realizzare questo laboratorio teatrale e noi come amministrazione abbiamo ritenuto opportuno concedere la nostra bellissima sala consigliare per questo avvenimento. Sala consigliare che è aperta ai cittadini, perché è dei cittadini, tant'è vero che noi facciamo anche prescuola per i bambini, quindi spazi che si sono rilevati fondamentali nell'emergenza Covid, che però ci stanno permettendo di aprire le istituzioni a quelli che sono i loro veri proprietari, che sono i nostri cittadini. I nostri ragazzi. Ed ora apriamo una finestra sullo sport. Domani sera inizia la finale playoff di campionato con la Virtus. La Vunera affronterà nuovamente Milano, appuntamento alle 21, la Segafredo, arena in gara 1 con Sergio Scariolo che ha presentato la gara. Andiamo a sentire che cosa ci ha detto. Virtus è una società con una tradizione tremenda, con grandi allenatori, giocatori, dirigenti. È proprio quello, un po' quello che cercavo di far capire ai miei giocatori, diciamo con una certa esperienza di trofei vinti alle spalle. Me lo spiegarono quando vinsi il Mondiale con la Spagna. Cioè, un conto è entrare nell'Albo d'Oro, un conto è entrare nella leggenda. Però, ripeto, alla fine sono tutte questioni che lasciano il tempo che trovano, nel senso che poi si va in campo e si gioca contro un avversario e bisogna pensare a quello che hai in mano in quel momento. Ma la cosa divertente della nostra squadra è che ogni tanto si sveglia uno di voi dicendo la chiave di questa squadra è Tizio, poi il Caio, poi il Sempronio, e ne nomina 7, 8, 9. E questo mi fa sorridere, ma essere orgoglioso, perché vuol dire che effettivamente è una squadra, cioè una squadra in cui chiaramente non tutti hanno sempre lo stesso impatto, la stessa esperienza, la stessa classe, però vuol dire che abbiamo creato tutti insieme un clima e un sistema che può permettere a più giocatori di mettersi in luce, e questo sicuramente nei confronti dell'imprevedibilità o della possibilità di superare situazioni in cui l'avversario ti riduce molto, ti elimina un'arma importante, è positivo perché puoi provare a usarne un'altra. E con il basket si chiude questa seconda edizione del nostro telegiornale. Grazie a tutti per averci seguito. Io naturalmente non posso che augurarvi una buona serata con i programmi di ETV. Da oggi l'informazione di ETV Rete 7 è disponibile gratuitamente sul tuo smartphone e potrai accedere a tutte le video news prodotte nel corso della giornata in tempo reale.